Ciao a tutti, benvenuti a casa mia e al canale Icio The Cook. Oggi prepareremo polpo fresco in insalata. Lo prepariamo con patate e sedano. Lo triteremo piccolino, lo metteremo dentro le patate, le faremo a cubetti e dopo andremo in cottura. Ho già messo a scaldare, a bollire una pentola con degli aromi che sono il classico sedano, carota e cipolla. Ho messo anche dell'alloro e delle bacche di ginepro. Ora alziamo al massimo il polpo, l'abbiamo già pulito, gli diamo soltanto una piccola lavata, giusto i tentacoli, così. Questo è un polpo di un chilo e qualcosa, quindi la cottura andrà per una mezz'ora. Poi, per evitare che diventi duro, o lo congelate, però io lo sconsiglio perché è talmente fresco e buono che è un peccato congelarlo, per renderlo più tenero. Io cosa faccio? Lo faccio raffreddare nella sua acqua. Quindi dopo la mezz'ora di cottura spegnerò il fuoco, l'induzione in questo caso, e lo lascerò lì un'altra mezz'ora, tre quarti d'ora a raffreddare. Poi lo toglierò e vi farò vedere il procedimento finale. Intanto andiamo ad inserire i tentacoli nell'acqua che bolle. Ci avviciniamo, andiamo giù una, così arricciamo anche i tentacoli. Due, come vedete, tre e giù. E adesso lo lasciamo andare per una mezz'ora. Ci vediamo tra un po'. Intanto io vado avanti a tagliarmi le patate, che le cucineremo con un po' di acqua, quindi prenderanno l'acqua del polpo, che così prenderanno anche un bel po' del suo gusto. A dopo. Le patate sono pronte, come dicevo prima non fatele troppo molle perché sennò dopo si riescono tutte quante dentro lì. Adesso andremo a scolarle, le lasceremo raffreddare nel scolapasta. Così dovremo attendere qualche minuto e dopo andremo a inserirle tutto qua dentro. Il polpo ancora una decina di minuti, 15 minuti a raffreddare, andremo a tagliarlo e andremo a inserirlo tutto quanto insieme. Uniremo la salsa, il prezzemolo e un po' di pepe e dopo la ricetta sarà pronta. Dovrete lasciarlo raffreddare un po', non serve in frigo se volete mangiare in giornata, e così almeno tutti i sapori, i gusti si macchinano. Ci vediamo tra un po'. Allora, il polpo è pronto, si è raffreddato come potete vedere, è tenero giusto perché no, non dà resistenza alla forchetta e neanche nel toglierlo, quindi è anche morbido. Ora lo taglieremo, lo metto sopra qua. Così togliamo la testa, i tentacoli, li separiamo, questi vi farò vedere un'altra ricetta quando li andremo a piastrare, che è una bontà. Dopo averlo cotto, tenendo i tentacoli su una piastra bella rovente, si possono fare alla piastra con un po' di salsa di soia, vengono fuori che è una delizia, ma quello lo vedremo in un'altra ricetta.
così. Andiamo e facciamo i cubettoni da inserire. Qua, calcoli. Voi. Eccoci, abbiamo mescolato tutti gli ingredienti e adesso andiamo a condire con il prezzemolo. Fresco, un pizzico di sale così, pepe, andiamo ad agitare ancora e adesso uniremo tutta la salsa. Perlomeno abbondante. Scoliamo. Adesso questo qua dovrà riposare in frigo una notte, se lo mangiate domani. Se lo mangiate in giornata basta lasciarlo fuori. Alla prossima, ciao, grazie da Iccio the Cook, iscrivetevi alla prossima ricetta, ciao!